Ciao, ciao a tutti. La DXN è il mio re e la mia regina. Questa settimana spieghiamo tutti i benefici del fungo Erythrium erinaceus. Ecco, quindi a proposito di Erythrium erinaceus, quali sono le sue peculiarità? Questo fungo è chiamato Lion's Mane dalla DXN e in italiano significa criniera di leone. Vi leggiamo le peculiarità dell'Erythrium erinaceus, dove abbiamo estrapolato da questo libro. Qui dice il fungo di protezione delle strutture nervose e mucose, ma dato che è una lettura abbastanza lunga, la faremo tra una settimana. Intanto, da questo libro scritto dal professor Ivo Bianchi, che a suo tempo è stato presidente dell'International Mycotherapy Institute, da questo libro abbiamo estrapolato le peculiarità più importanti dell'Erythrium erinaceus. Allora, raro fungo parassita che edifica in tutto l'emisfero nord, in Europa, Oriente Asiatico e Nord America. Prospera preferibilmente sul tronco di quercia, ancora viva o morente, oppure su faggio, noce, platano e altre latifoglie, pensate, a un'altezza di circa 3-4 metri. Ha una forma da tondeggiante ad ovale, un corpo bianco, crema o leggermente rossastro, di consistenza gommosa, circondato da morbidi aculei bianchi simili a ghiaccioli, lunghi dai 2 ai 3 centimetri. Per via del suo particolare aspetto è detto anche Lion's Mane in inglese, ossia criniera di leone. In Giappone è chiamato Yamabushitake, mentre in Cina è meglio conosciuto come Houhou Touhou, che significa testa di scimmia. Nella medicina tradizionale cinese, l'erycium è ritenuto una sostanza dolce e calda che influisce sui meridiani di stomaco, milza e pancreas, molto utilizzato per varie problematiche gastriche, ma anche per prevenire e trattare in generale infiammazioni e tumori del tratto gastroenterico. L'erycium ha una storia lunga, leggendaria, nell'alimentazione cinese e giapponese. Questo fungo è parte integrante da molti secoli. L'incontro con l'erycium con l'Occidente è invece molto più recente. Solo da pochi anni i micologi hanno intrapreso un'approfondita ricerca per individuarne scientificamente i benefici. Le sperimentazioni scientifiche hanno ampiamente dimostrato che l'erycium contiene una grande e bilanciata quantità di minerali, vitamine e specifiche sostanze che trovano un ampio spazio di applicazione per la salute psicofisica dell'uomo, la cui assunzione non ha controindicazioni né tossicità. Molti studi attribuiscono a questo fungo proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antiemorragiche, antitumorali e prebiotiche a livello gastroenterico, pertanto è il fungo di eccellenza per patologie che coinvolgono la mucosa del sistema digerente, dall'esofago all'ano. Agisce inoltre sul sistema nervoso sull'asse dello stress, ansia e malinconia, ma anche su deficit della memoria e della riduzione di concentrazione. Le scoperte, in particolare grazie a due principi attivi in esso contenuti,
erinacine ed ericenoni, l'ericium è risultato particolarmente efficace nella protezione dei neuroni dai danni di alcune sostanze neurotossiche e nella stimolazione della rigenerazione della cellula nervosa. Ad ora, l'ericium è l'unica fonte in natura con queste caratteristiche. L'ericium erinaceus è un fungo tanto culinario quanto medicinale, che fa pensare al sapore del granchio, dell'aragosta e dei frutti di mare. È un buon acquisto perché l'ericium, per espletare tutte le sue azioni benefiche rivolte all'organismo umano, deve possedere alcune precise caratteristiche. Deve avere un'alta concentrazione, deve essere privo di additivi e conservanti, deve provenire da coltivazioni biologiche e da ambienti privi di contaminazioni in genere, e la DXN ha tutte queste specificità. Allora, le proprietà benefiche. Ad oggi l'utilizzo di questo fungo risulta particolarmente utile ed efficace nei casi di... Prego Lorenzo, adesso ve li leggo con calma, ma vi faccio vedere prima da vicino. Insonnia, ansia, stress, depressione, declino cognitivo, deficit mnemotico, morbo di Alzheimer e di Parkinson. Pensate quante famiglie gli risolverebbe dei problemi gravi a tante persone che non ce la fanno economicamente a stare dietro a questi poveretti. Sclerosi multipla, colesterolo alto, gastrite, reflusso gastroesofageo, difficoltà digestive, squilibrio di flora batterica intestinale, ulcera gastrica e duodenale, intolleranze alimentari e allergie, infiammazioni delle mucose, bronchite cronica e cancro dello stomaco, esofago e colon retto. Nonostante la scienza occidentale abbia intrapreso lo studio dell'ericium solo da pochi anni, ha già confermato quanto descritto dalla tradizione millenaria, 5.000 anni. Sicuramente la ricerca porterà nuovi risultati e in un prossimo futuro potrà aggiungere altre proprietà essenziali al ritrovamento di una soddisfacente condizione di salute psicofisica e ripristinare l'equilibrio perduto. Come apprezzarne i benefici? L'ericium è un'efficace cura naturale che, se assunta regolarmente, collabora all'eliminazione dei sintomi della gastrite grazie alla sua doppia azione antinfiammatoria e antimicrobica di stimolo sul sistema immunitario. Informazioni al consumatore. Perché l'ericium erinaceus? L'ericium è un medicamento millenario. Oggi è considerato un rimedio di nuova generazione in grado di migliorare la risposta dell'organismo. Dal punto di vista ponderale, l'ericium, come tutti i funghi, anche se non tutti allo stesso modo, può essere considerato una vera e propria farmacia, ricco di sostanze in grado di modulare e potenziare la risposta immunitaria e di contrastare eventuali squilibri metabolici ed organici.
Come si presenta il prodotto? Si possono trovare integratori alimentari naturali sotto forma di capsule, di estratto o di fungo intero in polvere. Detto questo, voglio leggervi cosa dice il professor Balestra e vi invito sui nostri filmati su YouTube, andate alla ricerca del filmato del professor Balestra che dice che la micoterapia non combatte la medicina ufficiale, ma si integra. È da chiamare cardiologia integrativa, medicina integrativa, oncologia integrativa. Previene delle patologie che la medicina tradizionale ancora non sa prevenire. È immunostimolante che interviene sulle difese immunitarie, riequilibrando il sistema immunitario, che quando è basso lo rialza e quando è alto lo riequilibra, perché il più grande medico al mondo è il nostro sistema immunitario, prevenendo le malattie autoimmuni. Perché le malattie infiammatorie e autoimmuni ai giorni nostri sono tra le più diffuse, perché tutti noi occidentali, col cibo che mangiamo, al 75% del nostro fisico ci sono delle infiammazioni. Poi, continuando a mangiare male, esplodono queste infiammazioni e partono delle malattie gravissime. Quindi la DXN ha, tra l'altro, il Ganoderma lucidum, e si chiama in giapponese Reishi, che è un potentissimo antinfiammatorio cortisonico naturale, ed assorbe dal terreno ben 400 molecole biattive. Ora, i funghi hanno la capacità di autoguarirsi delle proprie malattie perché producono antibiotici. Al termine di questo video troverete 2 minuti di video del professor Ivo Bianchi che vi parla dell'Erysium Erinaceus. Ricordiamo che potete iscrivervi e provare questi prodotti, tra cui l'Erysium. E come dovete fare? Nella descrizione di questo video c'è un link che si chiama Linktree. Cliccando su quel link vi si aprono tutta una serie di riferimenti ai social e al sito web personale di Leonardo Melillo, c'è scritto proprio sito web personale. Cliccando lì, attraverso il pulsante diventa un distributore, potete iscrivervi. Qual è il beneficio dell'iscrizione? Che avete uno sconto sui prodotti che andate ad acquistare, a provare. Iscrizione gratuita, scusa. Esattamente, l'iscrizione è gratuita. Quello che dovete fare è compilare il modulo che vi si apre e inserire i vostri dati, nome, cognome e l'indirizzo di residenza dove vi vengono poi spediti questi prodotti. Al termine dell'iscrizione riceverete un'email da parte della DXN dove vi viene comunicato il vostro codice distributore con il quale siete abilitati ad acquistare con questo sconto i prodotti. E nel caso in cui non riuscite a fare l'iscrizione, informatica in questo modo, potete chiedere ad un vostro parente che magari è bravo con il computer, anche se si tratta solo di compilare un modulo comunque, oppure in alternativa, io tutti i sabato vengo qui dalle ore 9 alle ore 17, quindi praticamente quasi tutto il giorno, e ci potete contattare. E noi tranquillamente vi diamo tutte le informazioni che vi servono e vi aiutiamo anche nel processo di iscrizione. E detto questo, noi vi ricordiamo che vi diamo tante informazioni gratuite ogni settimana perché siamo l'unico canale divulgativo che ogni santa settimana, ogni sabato, vi pubblica un video dove vi spieghiamo tutti i benefici della micoterapia della DXN sul Ganoderma lucidum, l'Erysium, il Cordyceps e altri funghi della DXN. Fatemi accarezzare il mio amico regista Lorenzo Sassini. Ciao, ciao a tutti, alla prossima, Ad Maiora. Cari amici, dopo il Reishi che ho trovato nel bosco,
camminando e guardando anche in alto, ho avuto questa piacevolissima sorpresa di trovare questo fungo abbastanza raro, a dire il vero, che è l'Ericium erinaceus, detto anche testa di leone perché è un fungo che molte volte si sviluppa e fa una specie di criniera bianca. Questo fungo, oltre ad essere buonissimo, con l'odore buonissimo ed essere veramente un fungo delizioso, ha delle proprietà uniche, uniche, perché agisce sui tessuti che derivano dal foglietto ectodermico, ovvero agisce sugli epiteli, quindi è ottimo per lo stomaco, per le ulcere gastriche, per la comunità ulcerosa, quando si deve ricostruire, diremo, uno stomaco che è stato provato da malattia. Ma è utile anche e soprattutto per il sistema nervoso. Dei lavori molto interessanti li trovate citati su questo mio libretto che ho fatto sui funghi, ed è interessantissimo nella depressione, perché questo fungo contiene una sostanza che è il nerve growth factor, che stimola la crescita delle cellule nervose e inibisce la loro distruzione, quindi rallenta l'invecchiamento nervoso e anche fa guadagnare qualcosa se uno è già in una fase degenerativa. Quindi un fungo meraviglioso e buonissimo da mangiare, è un fungo che ha delle proprietà veramente uniche. Tutti i funghi, sappiamo, sono anticolesterolemici, eccetera, eccetera. Però ogni fungo poi ha le sue peculiarità. La peculiarità di questo fungo è proprio di riepitelizzare l'apparato digerente, ma soprattutto di riattivare, di rigenerare il sistema nervoso. Quindi un fungo importantissimo. Arrivederci al prossimo video.